Le Toninelli, cosa c'è in questa richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, che voi chiamate impeachment anche per diciamo, stare più al passo coi tempi di Twitter? Mettiamola così. Allora c'è tutto un po' quello che sta accadendo da anni in questo paese e soprattutto in questi mesi. Sentite purtroppo una mia voce molto, molto roca per il fatto che purtroppo sono veramente scosso da quello che è successo ieri nell'aula di Montecitorio. Faccio questa premessa alla sua domanda perché purtroppo l'informazione, che è un'informazione prettamente di regime nel nostro paese, ha fatto passare un messaggio che non è quello della realtà, ovvero sia del fatto che ieri si battagliasse esclusivamente per un decreto, seppur gravissimo, ovvero sia quello di una regalia alle banche private di 7,5 miliardi di euro dei soldi dei contribuenti, e non si parlasse di un fatto che sembra impossibile ma che è ancora più grave, ovvero sia quello che ieri si è creato un precedente storico mai fatto nella storia della nostra Repubblica, ovvero sia quello che un Presidente di una Camera taccia da un momento all'altro, da un istante all'altro, le voci delle opposizioni, che sono le voci della democrazia parlamentare, che sono le voci dei cittadini al di fuori del Parlamento, e vada a far votare. Significa onorevole, che da domani... Onorevole, la interrompo, poi la faccio proseguire, solo però per dire che lei queste cose le dice in un'informazione che ha definito di regime, quindi tutto sommato ha totale libertà, come è giusto e normale che sia in un paese democratico, in una televisione pubblica come la RAI, di dire quello che pensa della sua funzione. Ho detto prettamente di regime. Se voi mi avete invitato, evidentemente aprite delle finestre informative che permettono a tutte le voci in campo, anche quelle che dicono la verità, di potersi esprimere. Ed è per questo che sono venuto ed è per questo che vi ringrazio. Quello che stavo terminando di dire è che con la ghigliottina decisa ieri dalla Presidente Boldrini, una scelta scellerata, una vera e propria disgrazia per la democrazia, che lo stesso Presidente Brunetta, in una capigruppo di ieri a cui io ho partecipato, ha definito con la metafora di una bomba atomica sulle regole della democrazia e del Parlamento. Da oggi in poi purtroppo tutto cambia, perché non permettere alle opposizioni di esprimersi e di far sì che l'opinione pubblica possa avere un'attenzione su determinate materie, su scelte della politica che non fanno bene al Paese, ma che fanno bene alle lobby, che fanno bene alle oligarchie, significa che gli sfoghi costruttivi e regolamentari, perché noi abbiamo sempre fatto un'attività in punta di diritto all'interno del Parlamento, non ci potranno più essere. Noi temiamo che questo possa non permettere ai cittadini che noi rappresentiamo, e sono milioni, di poter portare le proprie istanze in Parlamento, e quindi potranno sfogarsi, potranno creare situazioni che si sfogheranno nelle piazze. Le immagini, se lei ha un ritorno, vediamo anche le immagini poi di quello che è accaduto dopo la decisione della Presidente Boldrini, quello che è accaduto in aula per i nostri telespettatori e quel che vedono alle mie spalle ora a tutto schermo. Ci torniamo, noi più volte commentando il dibattito che era in corso alla Camera abbiamo detto e ricordato qual era anche la vostra richiesta, cioè di scorporare quel decreto, portare all'approvazione la parte che riguardava l'IMU e far decadere quella sulla Banca d'Italia, se non sbaglio, no? Giusto era questo nei termini. Abbiamo fatto proprio questa richiesta. Prima di coinvolgere anche i colleghi che sono qua in studio, vorremmo da lei dei chiarimenti proprio su questa messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, questa richiesta che avete avanzato, questa denuncia, se ci può dare i capisaldo nel dettaglio, se è possibile, così poi li commentiamo anche con i nostri ospiti che sono qua in studio oltre che con lei. Non c'è molto da dire, sono le stesse questioni che stiamo portando avanti da mesi, ovvero se un capo dello Stato che continua a promulgare leggi e decreti legge che non rispettano il dettato costituzionale. Lei sa meglio di me, sappiamo tutti oramai che i decreti legge sono atti di straordinaria necessità e di urgenza, che devono riguardare situazioni particolarmente contingenti, terremoti, stati di particolare necessità, lo dice la stessa Costituzione, e che quindi devono trovare una condivisione all'interno del Parlamento, dell'opinione pubblica assoluta, perché riguardano un qualcosa di importante in quel momento. Ebbene, continuano con questi profluvio di decreti legge che ha tolto la voce al Parlamento e che di conseguenza non permette di rispettare quello che la Costituzione dice, ovvero sia che il Parlamento è il luogo del pluralismo dove si fanno le leggi. Le leggi le fa il governo, ovvero sia c'è una dittatura del capo, una vera e propria egemonia del governo. Abbiamo un capo dello Stato che continua a firmare leggi che sono leggi che purtroppo sono incostituzionali. La legge stessa
se le faccio l'esempio, adesso ultimo, sulla legge elettorale, siamo stati i primi noi a dire che ci sono evidenti profili di incostituzionalità. Guardi, in quello che noi definiamo essere super processo. Il capo dello Stato elettorale non ha detto nulla, non è mai intervenuto. Ci arriviamo, Minelli, che altro c'è nella richiesta di impeachment, oltre alla vicenda dei decreti che lei ci ha illustrato poco fa? Si faceva un gran parlare, un gran scrivere stamattina della trattativa, della telefonata Mancino-Napolitano, c'è anche questo? C'è anche questo, certamente, ma volevo un attimo tornare sul discorso precedente, perché ci siamo dimenticati che in quello che nel tentativo di difendere la democrazia che il Movimento 5 Stelle ha messo ieri in atto nell'aula di Montecitorio, c'è stato un atto violento nei confronti di una deputata del Movimento 5 Stelle, e quest'atto violento è stato messo in atto dal questore, un deputato, il questore anziano D'Ambruoso, che ha schiaffeggiato la nostra deputata, la quale è evidentemente andata a denunciare questo atto alle forze di polizia, ma che oggi, se leggiamo le notizie di stampa, purtroppo vengono riportate più le giustificazioni. Addirittura abbiamo sentito parlare l'onorevole D'Ambruoso di "stavo difendendo la presidente Boldrini", che si trovava a due piani di distanza. Quindi noi diciamo, questo stato di cose deve per forza cambiare. Noi siamo i primi che stanno portando il rispetto delle regole. Io in prima battuta porto rispetto del regolamento. Onorevole Toninelli, nel rispetto delle regole non può starci quello che è accaduto ieri, non può starci l'accostamento che magari non era conseguenziale, come diceva Andrea Malaguti, tra la parola boia e la presidenza della Repubblica. Non può starci il boia chi molla, che magari sì, viene da un'altra storia, viene dalla Repubblica Partenopea, come ha detto il suo collega, ma fa parte nell'immaginario comune e collettivo del linguaggio dell'estrema destra fascista. Questo come può essere compatibile con quel rispetto delle istituzioni al quale lei ha fatto riferimento? Quelle uscite sono evidentemente sbagliate ed inopportune, però ha detto bene il Malaguti in studio, dicendo che l'onorevole Sorial, il collega Sorial, chiedo scusa, in quella conferenza stampa, seppur, ripeto, in maniera totalmente inopportuna, non ha detto Napolitano è un boia, ma era contestualizzato in un discorso che era relativo proprio alla ghigliottina, alla tagliola, ovvero sia al tacciare il Parlamento, a non permettere al Parlamento di svolgere la sua funzione prevista dalla Costituzione, cioè di fare le leggi. Se voi del Movimento 5 Stelle vi foste seduti al tavolo con Matteo Renzi, magari il suo giudizio personale sarebbe stato diverso, no? Innanzitutto i fatti dimostrano che il Partito Democratico oggi si dimostra servo non di quel televenditore, ci dispiace, perché è un vero e proprio scienziato della comunicazione che si chiama Renzi, ma purtroppo si dimostra servo del Caimano e di bene Vendola, ovvero sia di Berlusconi. Questo accordo, che è evidentemente incostituzionale, che ha tutti i profili di incostituzionalità del Porcellum, è fatto per mettere un uomo solo al comando e soprattutto per permettere a Silvio Berlusconi di avere una possibilità di vincere, perché avere il 35-37, questo l'accordo per cento al primo turno per vincere il premio di maggioranza fino ad arrivare al 53%, significa permettere al centrodestra di vincere. Ditemi voi, agli elettori del PD, se possono accettare un accordo di questo tipo fatto dal loro capo politico, ovvero sia Renzi. La mia domanda resta però, Toninelli, perché voi a quel tavolo con Matteo Renzi non vi siete seduti? Noi non siamo mai stati ufficialmente invitati ad alcun tavolo. Il fatto che abbiano presentato una legge con già i disegni, i collegi disegnati, le circoscrizioni disegnate, che è un lavoro che comporta settimane e settimane di lavoro, prova che in realtà c'è la delega al governo su questo. Cioè, la ci delega sarebbe al governo è un emendamento, ma il testo di legge depositato, arrivato al di fuori del Parlamento e fatto al Nazareno, ha anche disegnati tutti i collegi, tutti i comuni. È un lavoro abnorme che io ho fatto perché ho partecipato alla stesura della nostra unica presente in Parlamento proposta di legge veramente innovativa e nuova sulla legge elettorale. Abbiamo messo settimane per disegnare collegi, significa che Renzi e Berlusconi erano d'accordo da tempo e per loro è importante far uscire la notizia che il Movimento 5 Stelle gli chiudeva la porta in faccia. Noi eravamo aperti ad ogni tipo di trattativa, fatta con trasparenza, pubblicità, all'interno del Parlamento, che è il luogo preposto a fare le leggi, non al di fuori. Non siamo mai stati invitati. In fondo è proprio così, nel senso che voi potreste andare al ballottaggio esattamente come a Parma e magari vi trovereste col 55% dei seggi, dei voti, quindi alla Camera o al Senato, con una percentuale di voti al primo turno ma paragonabile a quella che avete avuto l'ultima volta. Vi converrebbe anche votarla questa legge, magari modificandone alcuni punti.
Queste parole fanno intendere che non si è assolutamente capito chi sono io e chi è il Movimento 5 Stelle. Ovvero sia, a noi non interessano leggi e regole che ci facciano vincere e che ci avvantaggino. Noi abbiamo iniziato a depositare, abbiamo depositato una proposta che è iniziata dai requisiti che volevamo. Il requisito era fare bene ai cittadini.